con il presidente Patrizio Morbi dell'SD Costone Siena. Presidente, ci illustri in cosa consiste questa disciplina del basking che proprio il Costone ha portato a Siena? Ma dunque, è un progetto per il quale ormai da diverso tempo stiamo lavorando. Ci siamo sentiti più volte con la squadra di basking di Cremona, la città dove ha preso piede questa nuova disciplina. Ci è sembrato che fosse un progetto che riflette proprio quelli che sono i valori del Costone, quelli che ormai il Costone da più di 100 anni porta avanti nel sociale. Quindi abbiamo cominciato a contattare le associazioni per disabili, il provveditorato agli studi, gli assessori a servizi sociali dei comuni di Monteriggioni e di Siena, in quanto noi siamo a metà tra il comune di Siena e il comune di Monteriggioni. Tutti si sono mostrati estremamente entusiasti, perché questo ci ha portato ad andare avanti, a vedere se riusciamo a creare una sezione di basket. Abbiamo dedicato degli spazi all'interno del palazzetto per il basking, che saranno il sabato. A questo punto ci aspettiamo dalle associazioni per disabili, dai genitori, dalla scuola, che ci diano anche una mano. Noi non vogliamo metterci sopra a nessuno, vogliamo dare alle associazioni, alla scuola, alle famiglie qualcosa in più, un valore aggiunto, una mano, collaborare, e mettiamo a disposizione il nostro impianto. In quello che è un grande momento di aggregazione fra individui con varie disabilità e persone normodotate. Penso che questa sia la cosa più bella. Io ho avuto modo di vedere, prima di adesso, giocare su internet. E un paio di anni fa abbiamo avuto qui da noi le Volpi Rossi di Firenze, il basket in carrozzina, e devo dire che sono momenti estremamente emozionanti, e passare una giornata con questi ragazzi, vedere il loro entusiasmo, migliora senz'altro anche noi. Oggi il trampolino di lancio, ma è un'iniziativa che non si ferma qui, ovviamente. No, assolutamente no, cerchiamo di, come ho detto, vedere di riuscire a creare una squadra per poter confrontarci appunto con Castelnuovo Garfagnana e Porcari. Loro sono disponibilissimi a darci una mano, stasera sono venuti a esibirsi, e comunque cerchiamo di andare avanti. Nel frattempo Giuseppe Dragone si è formato a un corso a Cremona, successivamente nei mesi prossimi un altro istruttore del nostro staff si recherà a Cremona per un altro corso. Baskin che si inserisce in una cornice più ampia che prevede l'organizzazione delle Final Four di Coppa Toscana. Per il Costone è un grande evento. Sì, direi che è un grande evento. In questo momento penso sia un evento importante per tutto il movimento cestistico senese. Devo dire che ci siamo preparati al meglio, cioè nel nostro piccolo abbiamo cercato di darci un'organizzazione confortevole per tutti, per le squadre che vengono da fuori. Un bel momento di basket, e penso che a Siena in questo momento ne abbiamo bisogno di questi momenti. Io spero che la cittadinanza sia presente, che capisca qual è l'importanza di questi momenti, di queste Final Four, perché se stasera vince il Costone e domani sera vince il Costone, vince anche Siena, l'ho già ridetto. Con Matteo Borzi, responsabile organizzativo del Costone, come nasce l'idea del basking? Nasce da un progetto bellissimo che si è sviluppato nel nord Italia, a Cremona. Abbiamo avuto modo, grazie a alcuni collaboratori, di conoscere questa disciplina, e quindi abbiamo deciso che dovevamo in qualche modo portarla a Siena, cioè Siena doveva avere una sua squadra di basking, perché si tratta di un progetto di inclusione sociale meraviglioso, un progetto veramente nuovo, qualcosa che permette ai ragazzi normodotati e disabili di giocare insieme nella stessa squadra e di appunto di essere insieme, cioè li rende tutti uguali. E credo che i valori di questa disciplina rispecchino anche i valori del Costone, come appunto della nostra società, e quindi è nato proprio da qui, cioè la nostra società si completa con questa nuova disciplina. E come è stato possibile portare avanti l'iniziativa fin qui a Siena?
Come detto, è un progetto nato che noi abbiamo portato da alcuni mesi, non è ancora partito, ma partirà già dalla settimana prossima, e questa giornata voleva essere proprio il punto di partenza per farlo conoscere alla città. Proprio per questo abbiamo realizzato questo evento all'interno della Final Four di Coppa Toscana che il Costone ha organizzato. Questo evento nel quale prima c'è stata una presentazione del progetto e successivamente, come vedete alle nostre spalle, una vera e propria esibizione, in modo da far vedere e toccare con mano ai senesi questa nuova realtà, questo baschino. Per te questa del Costone è una sorta di nuova sfida, hai calcato i campi dell'Olega con la Menzana, eri stato svezzato proprio qui dal Costone, la voglia di fare è comunque sempre la stessa. Ma senza dubbio, credo sia un'opportunità, perché al di là della serie, credo che non conti la serie, credo che conti la serietà delle persone e è un progetto che è veramente interessante quello che sto portando avanti, perché diciamo che principalmente è legato a questo palazzo, a questa nuova struttura, al palazzo dello sport del Costone qui di Montarioso, che è considerato uno tra i 7 impianti più innovativi d'Italia, e credo sia un impianto da valorizzare assolutamente. Credo sia un qualcosa di importante non solo per il Costone ma soprattutto per tutta la città. È il biglietto da visita del Costone, appunto, questo palazzetto all'avanguardia, gli oneri e anche gli onori di mantenerlo. Ma senza dubbio, credo sia un impegno che la società si è presa, e quindi il fare sempre nuove iniziative permette di tenerlo vivo, proprio per riuscire poi nell'intento, nel progetto di mantenerlo sempre al massimo. Come ho detto anche altre volte, è bellissimo perché ricorda le practice facility NBA. Io ho avuto la fortuna, nell'esperienza che dicevi prima, di fare anche un tour nell'NBA con delle amichevoli, con squadre NBA, e queste squadre hanno delle strutture come questa, cioè hanno delle strutture all'avanguardia proprio come questa, che sono appunto la casa di allenamento delle squadre, dove i ragazzi si allenano, dove i ragazzi hanno la possibilità di, non so, mangiare al punto di ristoro, dove dagli uffici riesce a controllare gli allenamenti, insomma una concezione tutta nuova. Con Giuseppe Dragone, responsabile tecnico del Baskin, chi meglio di lui può spiegarci in breve quali siano le regole di questo sport? Le regole sono un insieme di regole del basket con degli adattamenti. Gli adattamenti sono stati creati in modo specifico per dare la possibilità a qualunque soggetto con qualunque tipo di disabilità di entrare in campo e di esprimersi col massimo delle sue possibilità, quindi anche di migliorare. Questo non significa che non ci siano regole, semplicemente sono regole che ruolo per ruolo possono essere talmente diversificate fra loro che l'insieme fa sì che ci sia uno, fluidità di gioco, due, possibilità per tutti i giocatori in campo di divertirsi e di dare il proprio contributo, e in più anche di vivere l'esperienza insieme, perché per chi ha determinate disabilità il fatto di riuscire a comunicare con gli altri è difficile. In questo caso qui, fare il canestro da vicino o da lontano, da tre o da due punti, da vicino o da lontano, offre la possibilità, insieme al fatto di poter dare la palla agli altri e di essere liberi da altre impellenze, appunto di divertirsi. È la cosa più semplice di tutte, il fatto che chi ha una disabilità forte può avere una pallina più piccola per riuscire a tirare, si può utilizzare una tavoletta vicino ai canestri da un metro per far sì che possa scivolare nel canestro. Sono tutti adattamenti, però fondamentalmente una palla, anche se chi tira può avere palle diverse, e 6 canestri, il resto è basket. Ci dicevi di aver frequentato un corso a Cremona per apprendere la materia. Sì. Allora, il corso a Cremona è un corso introduttivo che però è stato talmente bello che mi ha portato naturalmente ad andare a cercare altre cose, quindi ho cercato di vedere delle diapositive, dei filmati, dei video, eccetera eccetera, perché già andando a parlare con i responsabili del comitato, coloro cioè che hanno inventato questo sport a Cremona, ho capito che era un universo grandissimo, non solo in work in progress, perché alcune regole vengono aggiunte successivamente, così come si creano dagli sviluppi del gioco, ma anche proprio per il fatto che vedere
provare, sentire l'emozione di questi ragazzi che riescono a divertirsi in questo modo è fantastica. Io sono stato imbracato in campo nelle prove di tirocinio e ho messo proprio un'imbracatura per simulare il tiro di un emiplegico, quindi con una difficoltà estrema. Per me, normodotato, riuscire a fare canestro, anche se soltanto a 50 centimetri, un metro, con quell'imbracatura è stata una sensazione incredibile. Immagino quanto possa esserlo per chi, come un ragazzo con determinate disabilità, non ha la possibilità di cimentarsi nello sport. E quindi questa è una cosa davvero bella. Il corso ci ha fatto capire più questo, più che darci degli strumenti per imparare, perché gli strumenti li dovremo trovare noi andando a frequentare le lezioni successive. Chiudiamo con il nostro ospite d'onore che è Riccardo Ricci, il primo giocatore di Baskin del Costone. A te piace, voglio giocare questa partita, è molto bene, e per fare i tuoi tiri bisogna fare tre contipi tentini. Senti, ti piace questo sport? Sì, ma intanto voglio aggiungere la vittoria da questa partita da playoff. One dimension of